apparve nuovo ciel, nuova terra e quasi un raggio divino al pensier mio. Giammai quel che tu stessa ispirasti alcun tempo al mio pensiero potesti. Aspasia, immaginar non sai che smisurato amor, che affanni intensi, che indicibili moti e che deliri movesti in me, ne verrà tempo alcuno che tu li intenda. È noto che il giovane Leopardi a 21 anni cerca di proprio scappare di casa, fuggire, ma viene catturato dal padre perché, vabbè, ci voleva il passaporto all'epoca per andare da una città all'altra, c'è stata una spiata e torna a casa. Voleva fuggire dalla sua vita strozzata, come la definì poi Benedetto Croce. Finalmente a 24 anni va a Roma, ospite di uno zio, ma fa una vita diversa, va a teatro, incontra amici, ma scrive al fratello Carlo: da quando misi piede in questa città, mai una goccia di piacere è caduta sull'animo mio. Al passeggio in chiesa, andando per le strade, non trovate una Befana che vi guardi. Ho fatto molti giri per Roma in compagnia di giovani molto belli e ben vestiti, passando spesse volte con loro vicinissimo a donne giovani, le quali non hanno mai alzato gli occhi, non per modestia, ma per pienissima abituale indifferenza e noncuranza. E tutte qui sono così, trattando, è così difficile fermare una donna in Roma come in Recanati, anzi molto più, a cagione dell'eccessiva frivolezza e dissipatezza di queste bestie femminine che non ispirano interesse al mondo, sono piene di ipocrisia, non amano altro che girare, divertirsi, non si sa come, non la danno. Testuale, credetemi, non la danno, se non con quelle infinite difficoltà che si provano negli altri paesi. Il tutto si riduce alle donne pubbliche, le quali sono ora molto più diffidenti di una volta, in ogni modo sono così pericolose, come sapete. Va meglio a Pisa pochi anni dopo e scrive alla sorella Paolina: pilla mia, questo Lungarno è uno spettacolo così bello, così ampio, così magnifico, così gaio, così ridente, che innamora. Vi si passeggia nell'inverno con gran piacere perché vi è sempre un'aria di primavera. Vi si sentono parlare 10 o 20 lingue. Vi brilla un sole bellissimo tra le dorature dei caffè e delle botteghe piene di galanterie. Pisa è un misto di città grande e di città piccola. Un misto così romantico che non ho mai veduto altrettanto. Aggiungo che grazie a Dio io sto bene, che mangio con appetito, che ho una camera ponente con una grande apertura, tanto che si arriva a vedere l'orizzonte. E poi ho qui in Pisa una certa strada deliziosa che chiamo via delle rimembranze. La vo a passeggiare quando voglio sognare a occhi aperti. Vi assicuro che in materia di immaginazione mi pare di essere tornato al mio buon tempo antico. Addio, Paolina mia. Amo Pisa subito, al primo sguardo, ma dovunque andasse, qualunque fosse la sua via delle rimembranze, egli ricordava soprattutto il centro della vita, la patria, Recanati. Odiava il natio borgo selvaggio, eppure non ha scritto né di Bologna, né di Firenze, né di Roma. Ha scritto quasi soltanto di Recanati, con l'occhio fermo nella sua patria, con l'occhio che guardava da lontano il centro terribile della sua esistenza. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe, e da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo
ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce va comprando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragare è dolce in questo mare.